Ci troviamo a Cavriana per la terza tappa dello Junior Cup Avis, manifestazione organizzata dal Comitato Provinciale con la collaborazione delle società mantovane. Qui a Cavriana si corre per il trofeo Vela Sistemi, terza tappa appunto dello Junior Cup Avis. Ripeto, una manifestazione dedicata alla mountain bike e soprattutto dedicata ai giovanissimi. Qui a Cavriana, sotto l'attenta regia del GC cavrianese, del presidente Thomas Righetti, si disputeranno 6 prove, compresa anche la prova dei Z0, la prova promozionale. Un circuito molto impegnativo, ma che saprà esaltare le doti di questi giovani atleti, di queste giovani promesse delle ruote grasse. Siamo con Vicio Piccinini dell'Avis, esponente dell'Avis perché? Perché quest'anno l'Avis ha deciso di diversificare le proprie proposte in ambito promozionale, guardando sempre ai giovani, ma guardandoli sotto l'aspetto sportivo. Questa manifestazione, lo Junior Cup Avis, è proprio un momento di incontro con i più piccoli, perché sono i giovanissimi, e potrebbero essere i donatori di domani. Esatto, i donatori del futuro. Quindi noi proprio impegniamo molte risorse per queste attività e la nostra attività, diciamo, attualmente sportiva è rivolta soprattutto ai giovani. Facciamo sia calcetto per i giovani, facciamo attività di questo tipo, sponsorizziamo le nostre Avis di base affinché intraprendano attività di questo tipo, e anche quest'anno la manifestazione clou è questa per noi e quindi continueremo a sostenerla. Un percorso diviso in 6 tappe, ma che possiamo già dire ha dato i risultati che desideravate? Certo, cioè questo qua era l'importante, anche far partecipare le Avis di base, è questo che non ci interessa, che le Avis di base siano intraprendenti e iniziano a fare anche queste collaborazioni con le federazioni, con le altre associazioni sportive. Questo ci dà la possibilità di entrare a contatto con i giovani e soprattutto in questo caso anche con le famiglie, quindi la nostra attività si rivolge soprattutto anche agli accompagnatori dei giovani. Con la prova della G1 entriamo nel vivo di questa manifestazione organizzata dal GC cavrianese del presidente Thomas Righetti. 13 gli atleti che parteciperanno alla prova della G1, 2 i giri da completare, un circuito con varie difficoltà per far assaporare a questi atleti di 7 anni di età le specialità che sono tipiche della mountain bike. Si parte tutti a grande ritmo per affrontare questo circuito tecnico e in alcuni tratti anche facile da guidare, ma per questi atleti è una domenica particolare. Si gareggia su un tracciato che esalta le loro doti di capacità di guida della mountain bike, una specialità che viene proposta quest'anno all'interno di una rassegna, l'MTB Junior Cup Avis, voluto dal vicepresidente del comitato provinciale Walter Chicchi, con il pieno sostegno delle società che hanno aderito al progetto e che stanno organizzando queste prove. Ma noi siamo già sul vincitore della gara della G1, Mattia Benvenuti del Team Verona MTB. Adesso siamo in attesa degli altri protagonisti di questa prova. Abbiamo al secondo posto del team Novagli Giacomo Bossini, che arriva sul traguardo. Alle sue spalle un altro atleta di un team mantovano, e per la precisione Giovanni Busca del Cicloclub 77, dopo un lungo testa a testa con Giacomo Bonetti della Barbieri, si aggiudica il terzo posto. Siamo a Cavriana, stiamo attendendo che il trofeo Vela Sistemi entri nel vivo, una manifestazione che è valida quale terza tappa dello Junior Cup Avis di mountain bike dedicata ai giovanissimi. Siamo col presidente del GC cavrianese, Thomas Righetti, che ha coordinato ormai da giorni tutta questa manifestazione. Allora Thomas, siamo pronti, c'è lo sforzo più grosso adesso perché inizieranno a gareggiare i ragazzi, però facciamo un primo bilancio: quante squadre, quali squadre, quanti ragazzi? Ma no, allora, prima di tutto sono contento perché per noi è la prima esperienza, diciamo, delle ruote grasse di bambini. L'affluenza fino ad ora, come possiamo vedere, è stata numerosa, abbiamo all'incirca 90 bambini
divisi in 8-9 società, speriamo che prosegua dalla manifestazione, vada bene, però come inizio diciamo che noi siamo già molto contenti, siamo alle prime armi, diciamo, la prima esperienza nel settore dei giovanissimi, speriamo che vada tutto bene, che tutto insomma si divertano, dai, l'importante è che si divertano. Una manifestazione che guarda alle giovani promesse delle ruote grasse, della mountain bike, ma una manifestazione che anche esalta un tracciato realizzato all'interno di uno spettacolare parco. Sì, diciamo che quel tracciato lì è stato in un parco molto per noi di Cavriana, amanti delle ruote grasse, finito da bambino, dovevamo girare lì. Ora finita, dopo una ventina d'anni, siamo riusciti a realizzare un piccolo parco in un posto che secondo me è anche bello come scenario di Cavriana e si presta molto all'attività giovanile per questi ragazzi dalle prime elementari o chi, per fare i primi passi, diciamo, sulle nostre ruote grasse, perché noi a Cavriana, quando è Cavriana è ruote grasse, diciamo strada, insomma, non è che la snobbiamo, ma noi siamo nati sul grasso, sulla campagna. Bene, allora adesso tuffiamoci nel vivo di questo trofeo Velasistemi, in bocca al lupo a Thomas Righetti e ovviamente un in bocca al lupo a tutti i protagonisti di questa manifestazione. Un in bocca al lupo a tutti i protagonisti, speriamo che tutto vada bene e prosegua tutto per il meglio e dopo un ringraziamento, non sto qua a dilungarmi, a tutte le persone fisicamente, associazione, tutti quelli che ci hanno dato una mano, speriamo per la buona riuscita della manifestazione. Sono schierati sulla linea di partenza gli atleti e le atlete della G2, sono 10 i protagonisti che devono affrontare il circuito corto per 3 volte, ovviamente tutti hanno l'adrenalina al massimo dei livelli, è pronto per dare il via a questa prova, ripeto 3 giri per loro e subito i più esperti di questa categoria e di questa specialità, la mountain bike, partono a tutta, ma soprattutto ecco il passaggio più divertente di questo circuito, gli altri sono tecnici ma che chiedono il massimo dell'attenzione, tutti in fila indiana gli atleti per questo inizio di prova della G2, un percorso studiato con grande intelligenza dai dirigenti della SC cavrianese con il presidente Thomas Righetti in prima fila, che vuole a tutti i costi promuovere la specialità della mountain bike anche nell'ambito giovanile e ovviamente questo appuntamento dà la possibilità agli atleti della G2 di dimostrare il proprio talento. Vince la prova della G2. Abbiamo Cesare Castellari della Alma Bike davanti a Lorenzo Sommacampagna del Team Verona MTB, terzo il compagno di squadra Lorenzo Fiorini, sempre del team veronese. Una prova che ha strappato tanti applausi al pubblico presente lungo il percorso. Anche nell'ambito della mountain bike c'è una categoria, quella promozionale, quella riservata a giovani dai 4 ai 6 anni e qui a Cavriana sono 2 le atlete che provano questo tracciato con la loro bici, con la loro mountain bike, 2 atlete che danno spettacolo, soprattutto Isabella, la portacolori del Barbieri, che sta affrontando la parte tecnica di questo tracciato, si controllano le 2 atlete, ma è lei che ha la forza di riuscire ad arrivare al traguardo e aggiudicarsi, anche se non c'è ovviamente la parte competitiva, ma lei, mentre l'altra atleta dello Sport Even Cycling Group ha tranquillamente affrontato tra gli applausi del pubblico il tracciato e anche per lei è una giornata da ricordare. Siamo così arrivati alla prova della G3, c'è un cambio rispetto alle prime 2 gare, la G3 segna l'ingresso sul circuito lungo, 3 giri per questi 19 atleti
di 9 anni di età, un circuito di 800 metri reso ancora più impegnativo da vari ostacoli artificiali, e quindi c'è già grande e alta la tensione fra questi atleti, perché vogliono non solo regalare spettacolo al pubblico di Cavriana, ma anche e soprattutto cogliere il successo e lasciare il segno in questa gara che è la terza tappa del Junior Cup Mountain Bike Avis, rassegna riservata ai giovanissimi e alla specialità della mountain bike. Una gara che è partita con i giusti presupposti, abbiamo già un atleta che prova ad allungare il passo, abbiamo un portacolori del team Verona MTB che fa l'andatura, ma ha già trovato un avversario molto insidioso in Riccardo Miglioranza del Barbieri, che si è portato al comando al secondo dei tre giri in programma, ed è proprio l'atleta della formazione veronese Riccardo Miglioranza che sta facendo l'andatura, ha già molti metri di vantaggio, ma adesso è pronto ad alzare le braccia al cielo per aggiudicare questa prova. Vince la gara Riccardo Miglioranza dell'SC Barbieri, alle sue spalle arriva Andrea Gobbi del team Verona MTB, terzo Roberto Pinna della Carbonubo CMQ. Quattro sono i giri che gli atleti della G4 dovranno percorrere prima di tagliare il traguardo. Adesso gli atleti si stanno posizionando sulla fettuccia di partenza, saranno 14 tra i ragazzi e le ragazze che proveranno a cimentarsi in questo test che vale quale terza tappa del Junior Cup MTB Avis organizzato dal comitato provinciale. Partita la gara e ovviamente come nelle altre prove subito si pedala fortissimo e abbiamo già un atleta che si porta al comando ed è Nicolò Castellini dell'MTB Novagli, alle sue spalle abbiamo l'atleta del Cicloclub 77 che prova a restare al passo con i primi, abbiamo tanti atleti che stanno effettuando il salto che mette ovviamente a dura prova la loro capacità di guida della bicicletta, come Lorenzo Spazzini, altro del Cicloclub 77, abbiamo altri atleti che stanno affrontando il percorso un po' più tecnico, ma lui continua a fare l'andatura solitario, Nicolò Castellini dell'MTB Novagli, alla sua ruota o cerca di raggiungerlo Andrea Sequami della Barbieri, mentre il portacolori del team del Cicloclub 77 Manuel Trivini Bellini è con un testa a testa che prova a salire sul podio, ancora al comando Nicolò Castellini del team Novagli, la formazione bresciana che però risulta iscritta alla Federazione Mantovana, quindi per gli appassionati di questa disciplina il team Novagli è a Mantovano a tutti gli effetti. Adesso abbiamo un altro atleta che prova a cimentarsi sul salto, lo riconosciamo, è Federico Valentinelli, e adesso abbiamo il portacolori dello Sporteven Cycling Group, ma lui continua imperterrito a guidare la corsa, cioè Nicolò Castellini del MTB Novagli, Nicolò che arriva vittorioso al traguardo. E al secondo posto abbiamo Andrea Sequami della Barbieri, terzo Federico Valentinelli del team Verona Bike. Andrea Sequani, il portacolori dell'SC Barbieri, al traguardo. Attenzione allo sprint, attenzione allo sprint, al traguardo. Federico Valentinelli e Manuel Trivini Bellini. Il
contagiri decide quanto devono correre gli atleti, 5 i giri devono affrontare questi ragazzi, queste ragazze della G5, 11 anni di età. Lo schieramento dei partenti della categoria G5 è completato. Abbiamo già tutto pronto per l'avvio di questa penultima gara del Memorial Damiano Darra, appuntamento inserito nel MTB Junior Cup Avis, e gli applausi del pubblico accompagnano il via di questa prova. 5, ripeto, i giri da affrontare. Abbiamo subito un atleta del Verona Bike e Andrea Foroni che prende la testa della corsa, inseguito da Luca Brancaleoni del Sommese. Terzo alle spalle di questi due è Marco Vidali della Barbieri. Passano sul salto i tre protagonisti di questa prova, che stanno cercando di rendere ancora più entusiasmante la giornata, mentre passa adesso Emma Zombini della Tato Bike. Ancora al comando Andrea Foroni, imperterrito nella sua azione, inseguito da Luca Brancaleoni che cerca di recuperare il terreno perduto. Alle spalle di questi due il portacolori della Barbieri, Marco Vidali, anche lui non intende mollare, ma al comando l'azione del battistrada Andrea Foroni fa il vuoto e gli altri atleti devono necessariamente stringere i denti per cercare di riportarsi su di lui, ma la sua azione è incredibilmente eccezionale, perché su questo tracciato è lui il protagonista assoluto. Andrea Foroni del team Verona MTB, che si aggiudica la prova dopo 5 giri. La piazza d'onore va a Luca Brancaleoni della Sommese, mentre l'ultimo gradino del podio lo occupa Marco Vidali della Barbieri. Per quel che riguarda l'ambito femminile, da sottolineare l'ottima prova di Emma Zombini della Tato Bike. Con gli atleti della G6 entriamo nell'ultima gara in programma Cavriana. Sono 15 i protagonisti di questa prova, sono 6 i giri che devono completare. Tutto è ormai pronto, la tensione è ai massimi livelli, ma c'è il presidente, il vicepresidente del comitato provinciale Walter Chicchi, che dà le ultime indicazioni a questi atleti che sono pronti per iniziare questa avventura di Cavriana, con 3 ragazzine che proveranno a stare al passo dei coetanei. Alla gara della G6 si forma un terzetto composto da Luca Fregata, Federico Barbazzeni e Luca Zini. All'inseguimento del terzetto al comando abbiamo Damiano Lavelli e Nicola Bazzotti. Continuano l'azione i tre fuggitivi, alle spalle i due inseguitori non mollano e credono nella possibilità di raggiungere il terzetto al comando. È ancora la coppia Lavelli Bazzotti all'inseguimento del trio composto da Luca Fregata, Federico Barbazzeni e Luca Zini, che continuano imperterriti nella loro azione anche in questa parte del tracciato, una parte molto impegnativa. Al momento Damiano Lavelli del Cicloclub 77 è riuscito a superare l'avversario Nicola Bazzotti e prova lui ad andare a ricucire lo strappo. Ecco il terzetto al comando, dietro di loro cade Damiano Lavelli, aveva ormai raggiunto i tre battistrada, perde terreno il portacolori del Cicloclub 77, ma non molla, ci crede ancora, e alle spalle del portacolori del Cicloclub 77 sta rinvenendo Francesco Vacchini del team Verona MTB, che prova anche lui a entrare nella lotta per la vittoria. Ma ecco l'arrivo di Luca Fregata, Focus XT Italia, che batte Federico Barzabeni
e Luca Zini, mentre la lotta per il quarto posto va a Francesco Vacchini del Verona, mentre Damiano Lavelli arriva a quinto. Bravi ragazzi, bravi! Siamo con Fausto Armanini, presidente del comitato provinciale. Continua questo Junior Cup, continua tra l'entusiasmo generale. Anche a Cavriana un buon numero di atleti e soprattutto una bella qualità. Sì, anche oggi è stato un successo. Questa è la terza prova. Io credo che Walter Chicchi abbia visto avanti. È stato un successo anche oggi. La mountain bike anche qui da noi sta prendendo piede. L'importante è che i giovani, siano tanti giovani che lo praticano. Dunque noi andiamo avanti per questa strada, siamo contenti. Speriamo l'anno prossimo di portare qualche manifestazione in più e qualche sul circuito, due prove in più. Questo è il nostro obiettivo per l'anno prossimo. Oggi sono anche particolarmente contento perché come comitato, visto che ieri abbiamo portato a casa due maglie tricolori, una con il gruppo della Focus, di mountain bike, e l'altra con Edoardo Offini, il campionato italiano di Under 23 su strada, dunque per noi è un vanto. Siamo un comitato piccolo, però pochi ma buoni. Perfetto, allora un motivo di soddisfazione l'abbiamo detto, piccolo, ma due titoli italiani nella stessa giornata in due specialità, strada e mountain bike, significa che l'attenzione del comitato da parte del presidente, ma da parte anche dei suoi collaboratori, a partire dal vicepresidente Walter Chicchi, è improntata a dare un ulteriore salto di qualità a tutti e due i settori. Sì, il comitato, io devo fare un plauso sia alle società che tutti quelli che si impegnano per queste manifestazioni, poi i risultati arrivano. Noi come comitato facciamo la nostra parte, stiamo vicini a queste società, sperando di portare ancora dei giovani in bicicletta, però piano piano i risultati arrivano e vedo la soddisfazione che anche a livello nazionale abbiamo i risultati. Per noi è un buon inizio e speriamo l'anno prossimo di fare ancora meglio. Ciao. Ciao. Allora, com'è andata oggi? Male. Come mai? Sono arrivato settimo. Sì, ma allora, ti sei divertito? Sì. Ah, questo è importante. Allora, tu mi devi dire nome e cognome perché lì ci sono tante persone che stanno aspettando di sapere chi sei. Oh, Folte. Come? Folte. Oh, e il nome? Ma andiamo in diretta. Ma no, tu di nome e cognome e vedrai che poi... Matteo Racino. Oh, benissimo. Sei G1 o G2? G1. G1, perfetto, d'accordo, ti ringrazio e buona domenica. Ciao. Ciao. Allora, oggi hai gareggiato, come ti sei piazzato? Bene. Boh. Allora, come ti chiami? Diego. Diego? E basta? Sì, Arami. Ah, ok. Categoria? G2. G2. Come hai trovato il percorso? Bello. Bello. C'erano dei punti difficili o per te è stato tutto semplice? Un po' difficile. Qual era il punto più pericoloso, più brutto? Dove c'era la discesa. Hai dovuto scendere dalla bici per farla? Sì. Ah, ok. Comunque ti piace la mountain bike? Sì. Ok. In bocca al lupo allora per il resto della stagione e soprattutto per le vacanze, visto che la scuola è finita, eh? Com'è andata a scuola? Bene. Ok, bravissimo. Ciao. Ciao. Eleonora Flaviani, sempre della Barbieri, società veronese che ama promuovere la mountain bike soprattutto tra i giovani. Qui ce ne sono molti dei suoi atleti in erba. Allora, Eleonora, com'è andata oggi? Bene, okay. Abbastanza. Come hai trovato anche tu il percorso? Un po' difficile. Un po' difficile. Più della scuola? No. Com'è andata a scuola? Bene. Okay. A seguire le varie fasi di questo trofeo Vela Sistemi a Cavriana il vice sindaco Matteo Guardini, una manifestazione che esalta una specialità come la mountain bike, un ambiente straordinario come questo parco di Cavriana e soprattutto i giovani che hanno voglia di mettersi in evidenza. Sì, uno spettacolo straordinario, un grazie a tutti, all'Associazione Cavrianese, al Comitato, alla Federazione, perché avete saputo valorizzare uno spazio di Cavriana che era sottoutilizzato.
Questo spazio qua alle nostre spalle non è mai stato utilizzato perché non è particolarmente piano e voi ne avete fatto di questa difficoltà un pregio e l'avete fatto un circuito per i ragazzi. Stare qui in mezzo a tutti questi ragazzi, vederli correre in sana competizione, per me stamattina è stata una gioia, veramente un potentissimo antidepressivo. Perfetto, allora significa che il seme gettato oggi potrebbe germogliare già anche l'anno prossimo? Il nostro territorio è tutto ondulato, quindi si presta alla mountain bike. Voi venite quando volete e scegliete le parti del nostro territorio di proprietà comunale che vi servono e noi ve le mettiamo a disposizione. Meglio di così, credo che per Thomas Righetti, per la sua GC Cavrianese, sia un ottimo viatico. Certo, loro sono bravissimi perché fanno gare come queste e anche quelle per i grandi. Portano a Cavriana tanta gente, soprattutto tanta gente a fare sport e appunto a fare sano divertimento, quindi per loro le porte sono sempre aperte. Benissimo, un in bocca al lupo allora per il prossimo anno. Grazie, arrivederci. Con la cerimonia di premiazione dei protagonisti della manifestazione cala il sipario sul Memorial Damiano Darra, un appuntamento che ha regalato certamente tante emozioni grazie all'impegno, alla volontà, alla determinazione di questi atleti che si sono cimentati nella mountain bike, e un grazie va sicuramente al SC Cavrianese del presidente Thomas Righetti per l'ottima macchina organizzativa predisposta. È tutto da Cavriana e un arrivederci al prossimo anno. Quest'oggi a Cavriana.